Salve a tutti. Oggi vi parlerò del Luigia. Allora, perché intanto vi dico così, insomma, mi viene... Ok, la realtà è questa, mi viene da ridere perché ci sono stati così tanti film sulla tavola Ouija, su cose che sarebbe in grado di fare e molte altre speculazioni di tante altre persone che proprio davvero non resisto. Cioè, andando per ordine, cioè proprio per ordine, ci sono persone che dicono: non usare Luigia perché è pericoloso, non contattare i morti perché li disturbi. Nah. È chiaro, i morti vengono disturbati se andate da loro e iniziate ad insultarli o comunque sia a provocarli o dai forza, muovi qualcosa. Cioè, immaginatevi se voi foste dei fantasmi. Finalmente avreste silenzio, finalmente avreste la possibilità di stare in pace con le vostre cose. Arriva un coglioncello qualunque, prende questa tavola con delle lettere e dei numeri, cioè uno ha smesso di studiare, finalmente non ne ha più bisogno e deve iniziare di nuovo a rivedersi l'alfabeto. Per parlare, tra l'altro, muovendo una planchette con un vetrino al centro, per dire: oh guarda, c'è questa lettera, c'è quest'altra lettera, componiamo la frase, aspetta che scrivo, forse mi sono saltato una lettera perché questa frase non mi è chiara. No, io direi che si agitano e basta, non è di certo una cosa carina, ma non è tanto il problema la tavola Ouija, il problema è appunto il modo in cui ci si va. Cioè, ci sono persone, anzi direi la maggior parte delle persone che provano a fare ste cose, che lo fanno solo per vedere se realmente c'è qualcosa, se veramente qualcosa risponde, eccetera, eccetera, eccetera. Il che non ha senso. Il semplice fatto che tu vuoi sapere se è reale, eccetera. Ma lo spirito che sa di essere reale perché è lì ed è spirito, secondo te perde tempo a farti credere che esistano? Perché dovrebbe? Ma soprattutto poi cos'è questo discorso che una compra la tavola Ouija, si mette nella sua stanza e subito chissà come mai evoca qualcosa senza sapere neanche che cosa sia un'evocazione? Ho buttato fuori un pochettino di astio per le sciocchezze che sento dire e ok, ma anzi ci saranno anche altri video con molto più astio, quindi preparatevi, ma comunque sia vi spiego lo stesso che cos'è un Ouija, come è composta, come poterla eventualmente creare e effettivamente a cosa serve, tra virgolette, a quello che può fare. Quindi comunque ci sarà questa parte di spiegazione per chiarire un po' di cose, però ci sono delle cose sulla quale proprio zitta non ci si può stare. Ecco, quello che succede nel film Ouija, prendetelo e buttatelo, non è vero. Per ottenere quell'effetto bisogna fare chissà quale peripezia. Ma lasciando stare questo, quando vi ho fatto il video delle differenze su evocazione e invocazione, l'evocazione, se una la va a fare con una certa mentalità, la va a fare con rispetto, la va a fare sapendo che dovrà trattare con qualcun altro che magari non aveva tanta voglia in quel momento di presentarsi e soprattutto non credo che abbia piacere a sentirsi dire continuamente: lo sposti quello, lo sposti quell'altro, fai cadere un oggetto. O lo fai levitare? No, io non voglio diventare un fantasma, perché se dovessi sentire i ragazzini che fanno in questo modo mi trasformo in poltergeist a tempo 1 e 2. Comunque, speriamo che non tutti la pensino così come me, perché altrimenti ci sarebbero un po' troppi poltergeist in giro, già ce n'è abbastanza. Quindi, lasciando stare questo... Quando una va a fare quindi una vocazione, lo fa sapendo che ha a che fare con un altro essere o con qualcos'altro al di fuori di se stesso e che quindi, se vuole un aiuto, è normale che deve chiederlo in una determinata maniera, dove per determinata maniera intendo con educazione.
non ah, facciamo il patto, ah, io ti offro questo, ah, ti mi dai in cambio quello, cioè quella è tutt'altra cosa. Soprattutto poi ho sentito di gente che dice che usa l'Ouija per contattare i demoni. Ora, non vi sto a dire la storia, chi l'ha inventata, chi non l'ha inventata, perché, per cosa si doveva fare, eccetera. Ma principalmente l'Ouija è un metodo di divinazione che possiamo dire è in pratica una specie di scrittura automatica, dove però invece di avere il braccio guidato, la mano guidata e scrivere su carta, lo fai tramite una planchette che dovrebbe appunto essere mossa dall'entità o fantasma che sia. Quindi, visto e considerato che comunque è una sua evoluzione o una sua miglioria, diciamo, o un evitare che usi il proprio braccio e quindi una planchette dici non fa niente proprio perché è in legno, eccetera, quindi non c'è problema, resta comunque scrittura automatica. Allora, a questo punto, usate la scrittura automatica. Meglio. Perché dice non ci riesco, ma se non ci riesci in quella, come pensi di poter riuscire nell'Ouija? Perché nell'Ouija comunque devi lasciarti trasportare da un'entità. Se non riesci a farti trasportare un braccio, figuriamoci a far trasportare la planchetta con tutte le tue mani sopra. Cioè, non cambia niente, il discorso è lo stesso. Quindi, oltre a questo, come per la scrittura automatica, dunque, nell'Ouija puoi o contattare i cari defunti, sempre se sono nelle fasi della morte, del processo di morte, in cui ancora sono rintracciabili. Queste cose che vi sto dicendo ora sono state tutte quante spiegate in altri miei video precedenti. Io spero di ricordarmeli tutti, di metterli tutti in descrizione, ma in caso comunque sono nel canale, li trovate. Quando appunto c'è la possibilità di contattare invece un'entità, certamente uno lo fa in un certo modo, non usando sigilli o simboli, quei famosi simboli che fanno vedere, che rappresentano i nomi dei demoni e cose varie. No, tu porti rispetto, vuoi fare una richiesta, lo fai con educazione. Quindi che sia Ouija, che sia qualsiasi altra cosa, è comunque quella la base di partenza. Se non si usa questa come base di partenza, è normale che si possono incorrere a danni nello 0,05% e al semplicemente non accade nulla, a parte un po' di suggestione nel resto dei casi. Anzi, per essere più chiari, nel 99,95% dei casi. Quindi ogni problema, ogni cosa di brutto che può eventualmente accadere riguarda sempre e solo il modo che abbiamo di porci, la nostra forza, non intesa solo come forza fisica, anzi si può dire non propriamente fisica in questo momento, ma quella che è la nostra forza di volontà. Se io riesco a mantenere una certa calma all'eventuale manifestazione di qualche presenza, allora posso essere tranquilla, parlare in modo educato, cercare di far capire l'entità che non ho alcuna intenzione di ferirla, ma soprattutto cercare anche di capire quali sono le intenzioni dell'entità, perché ci sono entità che arrivano e che vogliono semplicemente far danno. Con la Ouija non si richiama un'entità da chissà dove. Se uno vuole usare l'Ouija, a differenza della scrittura automatica, deve recarsi nel posto dove pensa che quel defunto o che quell'entità possa esserci. Perché si dice nei cimiteri no? Perché nei cimiteri potrebbero anche arrivare a risponderti in tantissimi, e non solo, o forse proprio quello che tu stavi cercando non risponde, tu vuoi, insomma, ragazzi. Quindi, l'Ouija principalmente è un giocattolo. Un giocattolo che dà l'illusione mentale e la suggestione di star facendo qualcosa di divinatorio. Ovviamente c'è chi la usa consapevolmente, chi gli riesce e chi preferisce usarla.
non ci sono problemi, ma lo fa coscienziosamente, sa effettivamente che cos'è, e le persone che sanno effettivamente che cos'è e come ci si rapporta con queste cose non verranno mai da voi a dirvi o a commentarvi o a postarvi eccetera eccetera che è una cosa pericolosa, non si fa, è un peccato. I morti sono morti, ma ciò che è morto è il loro corpo, perché la loro energia vive ancora. Il fatto che vive ancora significa che ancora provano sentimenti, possono provare rabbia, sono confusi, sono spaventati, oppure sono felici, si stanno divertendo a fare gli spettri, perché ci sono. Nel caso quando una li incontra, ovviamente sempre dopo le dovute accertazioni, perché può essere o una perdita di gas o comunque sia un campo elettromagnetico ben concentrato, insomma non sono sempre fenomeni paranormali, ma quando si tratta effettivamente di fenomeni paranormali, quindi di una visione di energia di qualcun altro che prima aveva un corpo, ora non ce l'ha più. Se sei educato, se vuoi passare del tempo, eccetera, di certo non si sentiranno disturbati. Anzi, forse si sentiranno anche sorpresi del fatto che qualcuno ci parli, visto che essendo morti, o meglio non avendo corpo, molti non, delle persone ancora con un corpo non si accorgono che stanno passando, che ci sono, eccetera. Quindi, come è composta Luigia? Luigia è composta da una tavola principale dove sono incisi i numeri da 0 a 9 e ci sono le risposte semplici come sì e no, o yes e no nel caso sia inglese. Presentano l'alfabeto completo, quindi complesse le lettere inglesi, e ha poi anche l'opzione del saluto in alcune appunto tavole, non in tutte, e delle decorazioni varie, c'è chi ci mette pentacoli, c'è chi ci mette altri simboli per renderla in un certo senso più protetta, e di solito la base è in legno. Perché? Perché se la si fa in cristallo ci vogliono un sacco di soldi e avrebbe sì più funzione di attirare rispetto al legno, che non ha proprio una gran funzione in merito su questo. E poi ha questa planchette con una lente al centro, di solito forma piramidale, con i vertici fatti in modo più ovale. E quindi, in poche parole, la tavola è composta da questo e i materiali possono essere vari. La carta, se già il legno non va bene, farlo sulla carta è assurdo, perché la carta non ha proprio più niente, si può assorbire, ma se parliamo di pergamene, ma fare la pergamena per un gioco, no. C'è chi non la reputa gioco e la usa, come ho già detto, in modo appropriato, ma tutto il resto, soprattutto quelli che vengono a dire che è sbagliato e che non si fa, non hanno capito, o meglio, quello che loro credono di aver capito, pensano che sia assoluto per forza di cose e quindi devono a tutti mettere la paura. Perché questo lo dico? Perché molti di quelli che lo scrivono probabilmente lo fanno semplicemente a pappagallo, oppure sono stati così tanto suggestionati che ne hanno avuto traumi e conseguenze posticipate, che non riescono più a farne un discorso obiettivo. Perché io posso dire, se sei una persona che non sa determinate cose, ti consiglio di provare altro, invece di dire no, non si fa. Primo, perché fa venire solo più curiosità alle persone. Secondo, perché facendo partire da una base di appunto questa curiosità ci andranno a farlo nel modo sbagliato e ci potranno essere altri domandizzati. Terzo, se è farina del vostro sacco, date una spiegazione logica, non dite io ho fatto una seduta e è andata male una, può essere che c'è stato un elemento disturbante, può essere che ci può essere stata la qualunque cosa, che non c'era niente ed era solo suggestione. Non ne hai la certezza, tu ti sei spaventata o spaventato e non ne vuoi più sapere. Ma tu, voi,
Lasciate spazio a chi invece sta maturando nel percorso di fare le esperienze. Dite piuttosto: sai, forse è meglio che, visto che non sei un granché esperiente, che non conosci tante e tante cose, che non ci provi. Provi altri metodi. Oppure a tutti quelli che vogliono andarci con l'intento di sfidare o di vedere se effettivamente riesce, non fatelo. Primo, perché quasi sicuro non vi riesce. Secondo, perché se allo 0,05% dovesse riuscirvi, trovereste soltanto entità incavolate. Il luogo dove fare l'uigia, come ho già detto, al cimitero non conviene, ma recarsi nei luoghi dove si pensa si possa incontrare tale entità o tale defunto sarebbe meglio, perché è inutile mettersi in una stanza e sperare che risponda qualcuno o qualcosa. Non funziona così. Perlomeno, se dovete usare l'uigia, dovete essere sicuri che all'interno della vostra abitazione c'è effettivamente qualche fantasma o qualche entità. Perché se così non è, non risponde nessuno, né nessuno arriverà a casa vostra. Si parla di portali in merito a questo, che si possono aprire. Sì, è vero, si possono aprire dei portali che quindi potrebbero condurre poi a casa vostra qualche entità o qualche spirito. Ma sempre là siamo, nel senso, se per caso vicino al luogo dove voi siete effettivamente sta avvenendo un fenomeno energetico di densità maggiore, è possibile che mentre che voi state comunque cercando di adoperare con forze e quindi con energie eccetera, che la cosa venga attratta. Ma fine, può capitare se c'è questa cosa e stop. Il metodo per purificare l'uigia è sempre il classico, anche se legno e sale non convengono più di tanto, cioè non legno e sale, acqua e sale nel legno non convengono più di tanto, perché poi inizierebbero a rovinarlo. Quindi sarebbe meglio un panno per spolverarla con magari un po' d'acqua, però per asciugarla veloce, tanto per dargli quella lavata, quell'aspetto più nuovo, magari anche stesso con il prodotto appunto per il legno. E se avete quelle legno ovviamente, e anche lasciarla con la candela nera sulla destra o sulla sinistra, dipende se siete mancini o meno, e la candela bianca sulla sinistra o destra per lo stesso motivo. Di solito la mano dominante è quella che riprende a sé quelle che sono le energie, cioè la mano dominante, scusate, è quella che manda. Quella che invece riceve è la nera, quella che manda la bianca. Quindi io, che sono destrorsa, uso la destra, di conseguenza metterò a destra quella bianca, perché la bianca, la funzione della candela bianca è quella appunto di espandere positività o comunque sia purificazione, e la sinistra, che invece è quella che prende, avrà la candela nera che attrae a sé le negatività e non le lascia più andare, tra virgolette. Queste cose pure le ho spiegate nel video delle candele, dove anche là spiego come sono i colori eccetera, perché nei commenti mi chiedete tante di quelle cose che io però ho già detto in alcuni video, e rifare il video apposta non avrebbe senso. So che sono video vecchi eccetera, la qualità non era ancora buona, però una sta iniziando a crescere ora, e fra l'altro comunque vedo sempre di più un miglioramento di attività, però non lo so, non c'è effettivamente quella cosa che speravo. Chissà, magari ci sarà più avanti, io spero di sì, però insomma. Quindi per fare l'uigia, se avete le cose per tagliare il legno e poi un pirografo, gli fate disegnini, questo non è un problema, per questo sono andata molto velocemente. Come effettivamente funziona ve l'ho spiegato, quindi la prossima volta che avete intenzione o che pensate a Luigia e agli effetti, al fantasma, a quello e quell'altro, cercare in giro sì, può far bene, sentire le opinioni contrastanti può anche far bene, ma cercate di capire chi è disposto a farvi un discorso che abbia una logica, che abbia quel suggerimento, che magari invece di dirvi non fatelo e stop, senza poi saper rispondere altro e avere la continua arrampicatina sugli specchi usando la scusa "io ci ho provato",
cercate di appunto fare in modo di capire chi effettivamente possa consigliarvi e chi no. Io spero che questo video lo condividerete e che vi sia piaciuto, anche se è stato un bel po' lungo e soprattutto molto molto stile arrabbiato, però spero lo stesso che vi sia piaciuto. Commentate ovviamente e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, invitate altre persone ad iscriversi. Vi ricordo che c'è il gruppo su Telegram, quindi anche lì chi vuole fare un salto. Detto questo, buon percorso a tutti.